Un'altra diapositiva. Andando avanti, vediamo un'altra zona tipica di Ostuni. Qua ci troviamo al Pilone. Questo è il piazzale, che è la parte sottostante del piazzale del Pilone. Questa è la rotonda del Pilone, che si trova nella parte terminale di una delle lame più importanti di Ostuni, lama Cornola, che prende le acque di un bacino notevolmente ampio nella collina e anche di una parte dell'abitato. Quando fu costruita questa strada, si pensò che la quantità di acque piovane che arrivava potesse essere smaltita da quelle condotte sotterranee, per cui là noi troviamo il campeggio e poi la parte terminale di questa lama. Tutte le strade che una volta non erano asfaltate, ma che assorbivano i muretti a secco che trattenevano o rallentavano, i terrazzamenti dei quali vi ho parlato. Secondo me, tutto quello che sta a monte della Statale 16 fino alla parte della collina va assolutamente preservata, ma anche tutelata nei terrazzamenti. Diversamente, le acque cominciano proprio da quelle parti e con maggiore energia a scendere verso valle, e gli effetti poi hanno una ricaduta anche economica, anche se non provocano disastri o catastrofi che possono interessare le persone. Danni alle abitazioni sicuramente sì, ma anche danni pubblici, e i danni pubblici, se permettete, toccano anche quelle persone che magari direttamente non c'entrano niente con questi fatti. Un'altra diapositiva. Questa è una zona di Ostuni che qualche anno fa fu veramente allagata. È una zona che già per natura è sottoposta, perché è un bacino, ed è un invaso. Da una parte le costruzioni a centinaia che sono state fatte, e dall'altra parte anche la natura, che ha colmato e ostruito degli inghiottitoi, dei capoventi che si trascinano l'acqua nel sottosuolo, e ha chiuso queste vie di acqua. Qui siamo a Vallegna 3 anni fa, è un'altra diapositiva. L'acqua che arriva dai monti di Carestia è un bacino chiuso e ha formato un vero e proprio lago. L'acqua ha stazionato per diverse settimane, raggiungendo livelli anche superiori a 1,5 metri. Anche in questo caso, da una parte, vi è l'attenzione dei tecnici che devono progettare. Della persona che si vuol fare la casa in campagna, certamente, ma anche dell'ente pubblico che deve avere un'accortezza rispetto ai temi idraulici che probabilmente 10 anni fa, 15, 20 anni fa poteva anche sottovalutare o non avere. Oggi gli aspetti delle acque meteoriche, gli aspetti idraulici, sono diventati per il nostro territorio una delle emergenze. Questi, dicevo, sono fatti che accadono a Ostuni, ma non accadono soltanto a Ostuni, perché non più di un mese fa, ed esattamente il 16 dicembre scorso, alcuni comuni del territorio brindisino sono stati interessati da rovesci con cadute di qualche centinaio di millimetri di acqua che hanno provocato una serie di allagamenti. Un'altra diapositiva. I comuni più colpiti sono stati San Vito, Francavilla e Latiano, come ho scritto su questa immagine. Qui siamo vicini al depuratore di San Vito, però quello è il livello dell'acqua che si è accumulato in questa zona, ma in altre zone ce n'era ancora di più. Qualche giorno fa Torre Canne è stata invasa dalle acque, e ormai Torre Canne ha un appuntamento continuo,
perché a Torre Canne, da dove c'è il Grand Hotel delle Terme, fino a dove sta la zona dei campeggi, ha fatto un cordone di costruzioni. C'erano dei canali, erano fastidiosi e in molti casi sono stati colmati, e in altri casi sono stati ristretti, e l'acqua, se trova poi lo sbarramento, da una parte deve passare, e se dall'altra trova lo sbarramento, si accumula a monte. La 379 di Ostuni, la cui realizzazione da una parte e la costruzione delle compranare dall'altra, ha provocato negli ultimi 15 anni tutta una serie di eventi a valle, cioè nella zona tra la 379 a mare, dovute a una cattiva gestione delle acque che cadono sulla stessa strada, ovvero le acque che vengono da monte e che sono state incentrate e incanalate in tombini che poi si trovano a sparare. Un'altra diapositiva. Qui, per esempio, noi abbiamo una lottizzazione e il tombino da cui esce tutta l'acqua che viene dalla zona di monte. Si trova proprio al di sotto di dove sta la scritta Uscita Villanova, per cui si intende nella parte bassa. Ma i problemi massimi, secondo me, si vedono nell'immagine successiva, la quale già era, e questo è il sottopassaggio del pilone, una zona votata, diciamo, naturalmente ad essere alluvionata. Sicuramente la strada ed alcuni lavori, come prima vi dicevo, in un altro tratto vicino al campeggio del pilone, hanno influito ancora di più a rendere il pilone una zona facilmente alluvionabile. In quest'altra immagine che vedete non riguarda solo la 379, ma anche la costruzione dei sei comparti produttivi con la cementificazione, o se volete, la impermeabilizzazione di centinaia di ettari. Un'altra diapositiva. Qui siamo nella zona industriale, nulla contro la zona industriale, nulla contro la formazione di questi comparti produttivi, ma l'importante è sempre che le progettazioni siano fatte con l'attenzione non soltanto al manufatto che deve essere eretto e che quindi deve contenere, ma con l'attenzione a tutti quegli altri aspetti che fanno da contorno, ma che sono poi essenziali. Un'altra diapositiva. Questa è la stazione, il piazzale della stazione, che era un piazzale fatto in un certo modo 30-40 anni fa. Con tutto ciò che è stato fatto immediatamente a monte, questo è un piazzale che molto spesso viene a essere interessato dalle acque che arrivano dalle strade, dai piazzali, dai capannoni a monte, e non è la prima volta che capita di trovare le auto completamente o quasi coperte di acqua. E qui c'era un canale, che fra poco vi farò vedere, e che riguarda sempre la zona industriale. Questo è un canale che si trova al di sotto della ferrovia, cioè taglia da parte a parte la ferrovia. È un canale che veniva da monte, che attraversava un antico opificio industriale vicino alla stazione. Quando ancora non c'era la zona industriale, prende le acque di un solco, di un torrente, comprese quelle del piazzale della stazione, che a cielo aperto vengono convegliate da questa parte. Andiamo a vedere l'evoluzione di questo canale. Questo è subito dopo, perché c'è il viottolo al di là del muro di recinzione della ferrovia. L'immagine di prima era monte e viottolo, questo è a valle, questo prosegue ancora e andiamo a vedere dove va a finire. Come vedete è un canale che aveva una dimensione e che era la dimensione naturale che le acque si erano scavate 50, 100, 200 anni fa. È evidente che laddove io vado a costruire le quantità di acque che vi arrivano non sono più 10, non 20,
e come vi dicevo prima, io non devo raddoppiare il solco, lo devo almeno duplicare, triplicare, quadruplicare per consentire agevolmente il deflusso delle acque. Ma non solo è stato imbottigliato, ma se andiamo a vedere meglio, si trova ormai al di sotto di una parte di capannone industriale, cioè il canale è sotto il capannone. Una diapositiva. Ciò che è successo sulla statale 379 e nella zona industriale, ciò che è successo sulla statale 379 e nella zona industriale, è successo anche in alcune zone della città. Qui stiamo sotto il Palazzo Sansone. C'erano degli orti solo 50 anni fa. Qui arrivavano le acque di tutta la zona di Sant'Antonio. Poi la zona di Sant'Antonio è diventata una zona di Via Pola. E poi la zona di Via Pola è diventata tutta la zona Melonia. E poi, insomma, è diventata in gran parte del territorio ostunese. L'acqua che scendeva da Sant'Antonio era una parte limitata e qui ormai, negli anni scorsi, arrivavano fiumi d'acqua con una condotta sotto la strada di Sant'Antonio, la quale divenne una specie di condotta forzata, considerate tutte le pendenze. Qui arriva un fiume d'acqua. Tanto che qui è stato fatto un vascone. A un certo punto, con una pioggia di quelle impressionanti, l'acqua è arrivata con una tale pressione che ha rotto tutto quanto. Alcune zone della nostra città, per l'espansione, sono state interessate da questi fenomeni di alluvione. Queste case che vediamo è lì. Ci sono anche dei laboratori, più di una volta sono state allagate. Potremmo fare una storia di tutti i canali di Ostuni che sono diventati strade. La zona dello Spirito Santo, via Fogazzaro, la strada del Carmine. Anticamente erano delle vie d'acqua naturali, poi sono diventate strade e oggi non le riconosciamo più come canali. Ciò che dicevo di Ostuni, però, non pensiamo che possa essere stato fatto ad Ostuni per scarsa considerazione, per non accortezza o meno. In altri comuni vicino a noi succede anche di peggio e purtroppo. Allora, i problemi quali sono? Sono di carattere idraulico, cioè di scorrimento e di deflusso delle acque. Ora, questo è un cantiere che stavano realizzando con progetto approvato e con concessione e siamo all'uscita di pezzi di greco. Quindi non è che stiamo facendo un'opera abusiva, ma che poi hanno lo stesso fermato, perché c'è una legge regionale, un piano regionale, cioè il piano di assetto idrico geologico, che dice certe cose e che qui non sto a ripetere. Un'altra diapositiva. Qui ci troviamo poco prima del Sansificio di Pezzi di Greco. Quello è un canale, come vedete, che viene da monte e quando piove di acqua ne arriva. Lì dentro stavano costruendo case con progetto approvato, per cui probabilmente c'è stata anche una non felice rappresentazione dei luoghi, perché se avessero rappresentato i luoghi dicendo che lì c'era un canale, il progetto non glielo avrebbero mai approvato. Probabilmente poi gli stessi uffici tecnici si saranno accorti di quello che stava accadendo e hanno bloccato il piano operativo e hanno bloccato tutto quanto. Ma non solo i grandi interventi rischiano di fare danni. Lo dico anche che l'insieme e la moltiplicazione dei piccoli interventi, quanti interessati, non perché vogliamo fare un danno al territorio, ma perché di certe cose noi abbiamo scarsa consapevolezza. E questi comportano una diffusa alterazione del territorio
che provoca poi un effetto moltiplicativo. Ma vale a dire quale effetto moltiplicativo? Nelle nostre campagne noi abbiamo costruito centinaia di ville, ma abbiamo pure costruito intorno a 100, 200, 300 metri quadri di piazzale e in più il viale di accesso. E le acque che solitamente venivano raccolte, ora le mandiamo via, tutte, verso la strada. Ora cosa succede? Le acque di pioggia che prima venivano inghiottite dalle campagne, utilizzate nelle campagne con il moltiplicarsi delle superfici impermeabilizzate e che abbiamo fatto defluire sulle strade, le strade sono diventate dei canali, con possibili danni alle strade e quindi a tutti noi, e perché le strade poi alla fine le aggiustiamo tutti noi. Vengo ora velocemente ad una seconda parte di questo intervento. Il nostro terreno, che è un terreno permeabile, cosa consente? Consente l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo. Questa infiltrazione di acqua nel sottosuolo cosa fa? Va a ricaricare le falde. Laddove noi impermeabilizziamo, è evidente che le acque non si infiltrano più nel sottosuolo, defluiscono verso valle. Fanno danni, arrivano al mare, nessuno le raccoglie. Qui c'è tutta una serie di eventi tra loro concatenati. La mancata ricarica della falda crea un processo di salinizzazione delle stesse. E mi fermo proprio a questo tema perché altrimenti potremmo stare a parlare per parecchio altro tempo. E quando poi parliamo di catastrofi, esistono le catastrofi naturali, che coinvolgono le persone e le cose. Esistono le catastrofi naturali che coinvolgono anche l'ambiente, ma io non parlo della falda in quanto ambiente e ricchezza ambientale, perché la falda per noi è senz'altro una ricchezza ambientale, ma è anche e soprattutto economia, perché è la nostra falda. I pozzi che attingono acqua nel sottosuolo servono per la campagna, per le coltivazioni intensive e soprattutto quelle della marina, degli uliveti, laddove una scarsa carica non permette più la ricchezza della falda e questa diventa salata. Quella falda va abbandonata. Le piante non possono essere più bene irrigate come in passato e tutta l'economia ne subisce poi dei danni. Chiudo facendo solo dei flash e dicendo che cosa? Dando atto che non è che l'uomo, le istituzioni hanno fatto soltanto danno, no. Probabilmente qualche consapevolezza è stata pure acquisita, anche da chi ha il compito di tutelare tutti quanti, cioè l'ente pubblico, sia l'ente regionale, l'ente provinciale o nella fattispecie l'ente locale che, avendo acquisito che l'acqua piovana può essere in alcune occasioni o in tante circostanze l'elemento di disagi e di danni, si è anche industriato nel prevedere, nel progettare e nel realizzare alcune opere che ne possono mitigare alcuni danni. Per esempio, nell'abitato di Ostuni ha fatto realizzare tutta una serie di trivellazioni per immettere una parte delle acque di alcuni quartieri nel sottosuolo. E quindi questa è una delle opere ottime che il comune di Ostuni ha avviato per preservare alcune zone dell'allagamento. Sono state fatte giù a Sant'Antonio e sono state fatte nella zona sopra Sant'Antonio, quindi all'edificio scolastico Orlandini Barneval. Un'altra diapositiva. Siamo sempre nella zona del pilone. E questa è una cava che si trova immediatamente a montre del pilone, lato monto della Complanare. Quindi dal pilone con la Complanare vogliamo andare in direzione di Fasano. Il pilone perché viene allagato con tanta acqua? C'è la zona di Lama Cornola, quella vicina al campeggio, ma c'è anche un'altra zona, il pilone più a nord, che viene interessato da un'altra lama.
Allora il comune ha previsto un progetto che intercetti a un certo punto le acque che andrebbero a finire nella zona clou del pilone e le accumuli in questa cava, che è una cava di notevole dimensioni, pari a 60-70 metri cubi e oltre. La cava abbandonata, oggi non utilizzate più. Quindi vengono accumulate e con una sorta di bypass vanno a finire in un altro canale, quello di più facile smaltimento. Quei tombini che vedete lì sotto dovrebbero essere sostituiti e ampliati in modo da permettere agevolmente il deflusso delle acque immediatamente in riva al mare e preservare, diciamo, da eventuali altre alluvioni la zona del pilone. Si intende che laddove arriva una quantità di acqua notevole, presumo non ci siano opere dell'uomo che possono poi salvaguardare certi fatti. Ma possiamo andare avanti e in quell'altra immagine possiamo far vedere un tratto della lama San Telmi, lato monte e lato valle. E questo tratto corre prima di arrivare al Playa. Pure questo è stato ampliato. Si vedono dei lavori fatti sulla destra, che sono di recente fattura, per permettere in maniera più tranquilla il deflusso dell'acqua verso il mare. Conclusioni. Questi interventi, che ho visto positivi per il nostro territorio, potranno anche essere utili a mitigare il rischio idraulico in aree che hanno rilevato una particolare vulnerabilità verso questo aspetto di tutela del territorio. Però vi è la necessità di una più diffusa e partecipata consapevolezza, sia nelle istituzioni, ma anche dei tecnici, dei cittadini, di come ogni piccola variazione all'uso del suolo possa determinare seri pregiudizi idraulici, che sono la porta di accesso alla instabilità idrogeologica di un territorio. Quindi una maggiore consapevolezza, una maggiore conoscenza, ma poi anche una maggiore responsabilità diffusa di chi pro tempore occupa certi ruoli, ma anche di chi, come cittadino, si trova ad interagire giorno per giorno con il territorio.